Signore e signori, benvenuti al Palafornai di Mezzocorona per la gara di andata dei playout del campionato nazionale di Serie A Beretta femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzocorona e la Cellini Padova. Per la Cellini Padova, con il numero 4, il capitano Karel Giocap, con il numero 3, Ivana Giocap, con il numero 8, Bevin Egarrova, con il numero 9, Kanko Chou, con il numero 10, Sara Rubi, con il numero 14, Vanessa Giocap, con il numero 15, Martina Brock, con il numero 17, Giorgia Meneghini, con il numero 18, Fatima Arubi, con il numero 19, Angela Prela, con il numero 20, Serena Egarrova, con il numero 22, Sonia Enabulele, con il numero 33, Lilian Maffo Kamga, allena Abdelrahman Sadiq. Per la pallamano Mezzocorona, con il numero 33, il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3, Enrica Terrana, con il numero 4, Aurora Gislimberti, con il numero 5, Giorgia Fusina, con il numero 6, Jessica Lona, con il numero 9, Martina Betta, con il numero 11, Deborah Cossini, con il numero 12, Elena Petron, con il numero 13, Anna Saranovic, con il numero 16, Niki Razzica, con il numero 19, Violetta Vegni, con il numero 22, Luisa Dallavalle, con il numero 25, Elisa Giovannini, con il numero 44, Emma Girlanda, con il numero 82, Anna Chiara Campestrini, con il numero 99, Arianna Buratti, allena Sonia Giovannini. Dirigono l'incontro i signori Castagnino Emanuele di Siracusa. Amiche e amici di LM Sports, benvenuti al Palafornai di Mezzocorona. È Gianmarco Tiralongo che vi augura la buona serata qui dall'impianto rotaliano per la gara d'andata dei playout di Serie A Beretta femminile, che vedono in campo la Pallamano Mezzocorona e la Cellini Padova. Tutto da rifare, non bastano le 22 giornate della regular season, oggi si gioca praticamente gran parte del campionato. E qui al mio fianco per analizzare il tutto c'è Valentina Zanoner. Valentina, dicevamo, praticamente c'è da resettare tutto, ci si gioca tutto in due, in tre oppure in cinque, addirittura sei gare, perché la formula dei playout prevede delle semifinali, chi vince due gare riesce a salvarsi, la perdente affronterà la perdente dell'altra semifinale, che ricordiamo vede affrontarsi Malo e Cassano al momento, che in parità 15 pari, si gioca al Pala de Ledda proprio della città vicentina. Dicevamo, tutto da rifare. Buonasera a tutti. Innanzitutto certamente Mezzocorona è avvantaggiato questa sera, perché nonostante un campionato altalenante, due partite giocate bene potrebbero sicuramente garantirgli la salvezza. Quindi dovranno scendere in campo cancellando quanto fatto finora e dando il massimo. Padova dall'altra parte è una squadra compatta, tanti talenti, vedi le sorelle Giocap, grande portiere come la Brock, convocata nazionale con le due compagne, e quindi ne vedremo delle belle anche questa sera. Padova che ha concluso la regular season all'ottavo posto, 21 punti conquistati, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte, Mezzocorona un po' più in giù, 11esima la posizione, 6 solamente i punti, frutto di 3 vittorie. E praticamente nell'ultimo incontro della stagione regolare Padova ha vinto 29-20 al Palafarfalle con il Malo, mentre il Mezzocorona è andato a soccombere a Cassano 31-27. Casualmente in entrambi i match hanno giocato le quattro squadre che stanno disputando i playout. Inizia proprio adesso l'incontro, attacca il Mezzocorona, completino inedito giallo-blu sinora in stagione, almeno per quanto riguarda le gare qui disputate al Palafornai. Difende col completino rosso-blu invece il Cellini Padova, attacca Nagara Campestrini, giro palla Gislimberti, Saranovic, subito difesa alta quella del Padova, non basta perché allora Gislimberti sigla la rete dell'1-0. Sinora due precedenti, in entrambi si è imposto il Padova, qui attacca e segna la rete del pareggio Vanessa Giocap. Risponde subito il Mezzocorona. Dicevamo,
Padova che ha vinto entrambi i precedenti 30-29 al Pala Farfalle. Qui al Pala Fornai, praticamente la penultima giornata disputata il 9 aprile, si è imposto per 35-32. Subito tiro dai 7 metri, si incarica della battuta Ana Saranovic, che è il top scorer nonostante sia arrivata praticamente a metà campionato. Realizza la rete numero 145 stagione, erano 144 quelle della regular season. Per quanto riguarda invece il Padova, il top scorer, la top scorer anzi, è Bevelin Egarruva, 152 le reti siglate da lei. Nel frattempo gira palla Vanessa Jogap, occhio qui a Mafon, attenzione poi all'inserimento con il numero 8 sulle spalle, va a segno Bevelin Egarruva. Attenzione adesso a Campestrini che trova il pertugio, si infila, realizza il 3-2. Valentina, 1 minuto e 45, già 5 le reti realizzate. Occhio qui a Jogap che aveva perso il pallone, era riuscito a riconquistare, ma è stato praticamente sanzionato un fallo in attacco. Dicevamo, già 5 le reti in poco meno di 2 minuti, match vibrante, emozionante, ma soprattutto molto vivo. Te l'ho detto io che ne avremo viste delle belle, sono due squadre bellissime da vedere, e se entrambe mettono tutto quello che hanno potremmo star qua 60 minuti con l'ansia. Nel frattempo si ricompone il mezzo corona e potrebbe trovare addirittura il doppio vantaggio, lo fa con Aurora Gislimberti. Si inserisce la Eldo e va a trovare il più due, ma attenzione adesso alla risposta del Padova. Il fallo di Eleonora Italiano che da bravo capitano va a fermare Karel Jogap. Vanessa Jogap, manca l'appello la terza sorella Jogap, che è Ivana. Qui nel frattempo rete 4-3, conduce sempre però il mezzo corona. Adesso manovra la palla la formazione giallo-blu. Sadi, allenatore del Padova, cerca di dare consigli alla sua difesa chiedendo di avanzare. Qui Vanessa Jogap lanciata in contropiede, trova con un pallonetto morbidissimo la rete del pareggio 4-4. Tanto spettacolo l'avete potuto seguire nel corso della stagione in esclusiva qui sulle frequenze di Eleven Sports, potete continuarlo a seguire ancora sempre qui su Eleven Sports. Ricordiamo, sono in programma oltre ai playout anche i playoff scudetto. Alle 19 il match di cartello era Pontigna-Brixen, alle 20 è iniziato anche Mestrino-Salerno. In questo caso entrambe le squadre ospiti, che poi sono le principali candidate al titolo, stanno conducendo. Vi daremo più in là i risultati finali. Tutto da rifare per il mezzo corona che aveva trovato il doppio vantaggio, ma la Cellini di Padova è stata veramente fulminea nel ritrovare la parità. Attenzione qui Italiano, viene fiscato un fallo ai danni di Aurora Gislimberti, mezzo corona rimane in attacco. Sempre Gislimberti, lo scambio con Saranovic, esce Vegni ma viene servita a Campestrini, poi fermata molto bene la Vanessa Jogap. A Saranovic, su di lei Karel Jogap. Attenzione a Saranovic che si alza anche il braccio del passivo, ma la ripresa del gioco era stata irregolare, quindi si deve ripetere. Ancora mezzo in attacco con Campestrini, Saranovic che va al tiro, la palla è deviata, quindi corner. Qui Vegni, Campestrini, taglia, viene servita, invece no, preferisce andare da Italiano, occhio a Saranovic che viene fermata da Egarruva e Vanessa Jogap. E occhio ancora perché adesso mezzo corona deve andare al tiro assolutamente, che rimane alto il braccio del passivo. Campestrini, la sua conclusione viene murata, addirittura fermata
dalle braccia di Karel Djokap, che a Ruva serve proprio Karel Djokap, poi si ferma un attimo, anzi scusatemi, era Maffo che ha servito Karel Djokap. Maffo che poi scambia posizione, Karel Djokap va ad assurgere il ruolo del centrale, mentre la numero 33 si sposta in posizione ideale. È uno schema perché risale di nuovo Karel Djokap, che serve la sorella, che va a rete. Vantaggio Padova 4-5. Saranovic per Gislimberti, c'era Vegni che si è liberata, Campestrini rete, pari 5-5. Qui non riesce nella presa Rubi, poi viene commesso uno sfondamento proprio su Anna Saranovic, bravissima a riconquistare il pallone. Niki Razzica sale, si è riempito l'impianto di mezzo corona, tante le persone sugli spalti, c'è anche la squadra maschile militante in Serie 2 che è venuta a dare il proprio supporto alle compagne di società. Qui riparte proprio a Rubi, attenzione perché a Rubi da sola viene fermata, però anzi no, commette passi, l'aveva tagliato davanti Saranovic che praticamente l'aveva bloccata, e ingenuità di Arubi che poteva servire forse le compagne, preferito l'iniziativa personale, ma è andata nel panico appena Saranovic le si è praticamente frapposta a Razzica. Qui cerca un'altra iniziativa personale l'ala sinistra Luisa Dalla Valle, vice capitano della formazione rotaliana, molto bene però su di lei. Ancora Gislimberti, Campestrini fermata da Maffo, poi la palla alta, non impensierisce Brock che prima si era difesa benissimo su Luisa Dalla Valle. Qui si gira Vanessa Djokap, cerca di servire Giorgia Meneghini, c'è un cartellino giallo però ai danni di Violetta Vegni, e Padova riparte dall'attacco. A Rubi che ha Maffo che si affida a Vanessa Djokap. Vanessa Djokap vede l'inserimento di Karel Djokap e va a rete col numero 4 Karel Djokap. Campestrini, Gislimberti, Maffo, corner dalla Valle, Campestrini cerca di servire dalla Valle, qui però la palla finisce nelle mani di Giorgia Meneghini, poi viene lanciata ancora una volta e Garruva, fallo in attacco, e ha colpito il pallo e Garruva, mezzo corona che si salva, ma adesso deve certamente controbattere all'offensiva delle venete che sembrano essersi compattate e stanno punendo la formazione allenata da Sonia Giovanni, soprattutto in contropiede. Contropiedi poi facilitati Valentina anche da alcune ingenuità commesse in attacco dal mezzo corona. È difficile non perdere la testa in questi match così importanti. Entrambe le squadre hanno una grossa responsabilità. E quindi insomma mantenere la calma è veramente complicato in queste circostanze. E ora Gislimberti, sigla 6-6, ma occhio a Maffo che ricostruisce la manovra adesso per nel frattempo zoppica Rubi che si reca in panchina e al suo posto dovrebbe entrare Nkanko Niceu. Medichini adesso per Vanessa Djokap, Djokap fermata da Campestrini, cartellino giallo per Anachera Campestrini. 6-6 il parziale dopo 10 minuti.
rete per il Padova 7-6. Assegno ancora una volta la formazione rossoblu, mentre mezzo corona fatica ad attaccare. Campestrini, Gislimberti, esce Vegni, ancora il pallone per Campestrini che scarica Saranovic, che poi la punta e realizza il 7 pari. Nel frattempo mi segnalano dei problemi grafici, voi non riuscite a vedere il risultato che adesso è fisso sull'8-7 dopo 11 minuti e 18 secondi. E attacca mezzo corona per cercare il pareggio, Saranovic a rete ancora una volta per il terzino serbo. Adesso Maffo che indica a Careggio Cup la posizione, poi Niceu contenuta da Saranovic. Occhio però poi sempre a Vanessa Giugap per il 9-8, 12 minuti adesso. Qui c'è stato un tentativo di anticipo da parte di Serena Ghiarruva, pallone però rimane saldo nelle mani di Saranovic, cartellino giallo per l'altra Ghiarruva, Bevelin. Campestrini, Campestrini va da Dalla Valle, Dalla Valle si accentra, a rete, 9 pari. Sadì nerissimo per l'errore difensivo commesso dalla linea di destra. Occhio a Careggio Cup che è lì praticamente con un gioco fulmineo di gambe cambia direzione, si infiltra nella difesa e va a rete. 10-9-13 minuti e 10 secondi sul tabellone del Palafornai. Nel frattempo Iccassano al 50esimo conduce 22-20 a Malo. All'intervallo Salerno conduce 12-9 sul Mestrino, mentre il Brixen vince a Pontinia 31-23 il risultato. Ricordiamo, non contano le reti realizzate, conta vincere la gara, quindi al di là dei parziali ottenuti nelle singole gare si procederà in base alle vittorie. Chi vince stasera, se dovesse ripetersi sabato, ottiene la salvezza. Se invece la serie dovesse andare sull'1-1, ci sarà lo scontro domenica 8 maggio, praticamente il giorno dopo, sempre al Palafarfalle. Meneghini, qui passi di Giorgia Meneghini, pallone perso, riconquista allora la sfera il mezzo corona che può attaccare per la rete del pareggio quando siamo giunti praticamente al giro di boa del primo tempo. Gislimberti per Campestrini, lo scambio con Dalla Valle che ritorna da Gislimberti, passaggio poi a Saranovic, fitta rete di scambi per il mezzo corona. Saranovic però viene praticamente murata e il mezzo corona sciupa un'occasione in attacco. Il Padova non sembra voler essere clemente, però viene fermata la Ghiarruva, Bevelin Ghiarruva, dalla difesa rotaliana, e quindi Padova che rimane in attacco ma che può addirittura allungare sul più 2. Ritorna in attacco Giorgia Meneghini, che nel frattempo pensava che la Bevelin Ghiarruva andasse a segno e quindi era ritornata in difesa preventivamente. Chiama lo schema adesso Maffo, scambio di posizione con Careggio Cup, lo stesso schema attuato prima, che qui a Vanessa Giugap, poi passi ancora una volta e poi ingenuità di Terrana che lancia
Lulli dalla Valle, ma il pallone finisce nelle mani di Meneghini. E qui tanti errori clamorosi, potremmo definire, Valentina, perché praticamente sono delle picche di ingenuità abbastanza gravi per un livello della Serie A Brita femminile. Tanti passi commessi in attacco dal Padova, tante palle perse dal mezzocorona. Qui palo colpito da Vanessa Giocap, Carella Giocap invece va a siglare l'11-9 con cui il Padova allunga. Dicevamo tanti errori, è anche vero che però ogni palla pesa tantissimo, perché siamo arrivati nella fase conclusiva del campionato e vincere oggi vuol dire mettere un mattoncino per la salvezza. C'è sicuramente tanta stanchezza psicologica da parte di entrambe le squadre. E sta lì proprio il salto di qualità di queste giocatrici, riuscire a dimostrare di gestire gli errori, perché gli errori ci possono stare, però riuscire a controllarli meglio, a controllare meglio la tensione. Controlla la sfera qui Niki Razzica, grande protagonista insieme ad Anna Saranovic della stagione gialloblu. E salva il risultato, perché Meneghini avrebbe potuto realizzare il 12-9 per le padovane quando il tabellone scorre su 16 minuti e 55 secondi. Giallo adesso anche per Lilian Maffo. Gislin Berti dalla Valle si accentra il mezzocorona, va troppo schiacciato sulla difesa, qui palla persa ma viene fischiato fallo su Enrica Terrana. Allora Campestrini per Gislin Berti, pallone scorre ma viene recuperato da Dalla Valle, e qui poi il passaggio troppo flaccido di Dalla Valle è facile preda della difesa padovana. E Patavine che adesso possono cercare per la terza volta consecutiva di allungare al più 3. Chiama lo schema adesso la Maffo, che poi scambia posizione con la Meneghini che sale, Meneghini che poi ritorna. Attenzione qui, tiro dai 7 metri per il fallo commesso sulla Egarruva, e Niki Razzica chiamata ancora una volta in causa per fare il miracolo. Dai 7 metri c'è Karel Giocap. Giocap e parata di Niki Razzica, seconda parata consecutiva per l'estremo difensore ellenico, e time out chiamato da Sonia Giovannini, perché mentre a livello difensivo il mezzocorona in qualche modo sta reggendo, per quanto riguarda la proiezione offensiva le rotaliane sembrano essersi un po' sciolte, Valentina. Sì, come dicevo prima, non è successo già in altre partite, non riescono a gestire questa tensione, quest'ansia da prestazione in qualche modo. Oggi più che mai l'ansia si sente. Diciamo che Niki Razzica dà qualche sicurezza in più, nel senso che comunque ha dimostrato durante tutto il campionato di riuscire a tenere unita la difesa, e quindi ha fatto un ottimo campionato, arrivata dalla Grecia portando questo spirito combattivo, e sicuramente è un validissimo aiuto per tutta la squadra. Tra l'altro con le sue parate aiuta le compagne anche a distendersi e soprattutto ad affrontare con maggiore serenità i match, tutto difendendo. Sì, sì, sicuramente. Poi d'altro canto le ragazze sono alla loro prima esperienza in questo campionato, e quindi ci sta che abbiano bisogno di ancora più esperienza per riuscire ad affrontare questo tipo di campionato, però noi confidiamo in loro e vediamo. Dall'altra parte del campo difende invece i pali Martina Brock, classe 99, che insieme a Beverly Negarruva e a Giorgia Meneghini ha difeso la maglia azzurra nelle due trasferte in Lussemburgo. Due match che hanno visto le azzurre prevalere sulla formazione mitteleuropea. Tra le convocate anche la rotaliana Emma Girlanda, che adesso deve ancora scendere in campo, mentre
Nella posizione di ala destra c'è Jessica Lona, attenzione qui proprio a Giorgia Medichini che va a realizzare il 12-9. 19 le lancette girate qui al Palafornai, 12-9 per il Padova, lo score. Campestrini, poi Saranovic sembrava volesse scambiare con Lona, poi ha provato ad inserirsi. Adesso Lona, Campestrini, Gislimberti per Dalla Valle, ancora Campestrini, Saranovic, l'incrocio con Gislimberti che poi a proposito di incroci va a cercare quello della porta e realizza il 10-12. Gran rete quella di ora Gislimberti. L'urlo del Palafornai che non vuole mullare, sa quanto sia importante questo match, soprattutto in vista poi del ritorno al Palafarfalle. Ricordiamo in programma alle 20:30 di sabato 7 maggio, potete seguirlo sempre qui sulle frequenze di Eleven Sports, la telecronaca di Alberto Braioni. Maffo lo scambio poi con Meneghini, ancora Beverly Negarruva e ancora una volta Niki Razzica. Dalla Valle poi cerca di affrontare le avversarie, recupera il pallone in qualche modo Anna Saranovic che va a realizzare l'11-12. Adesso è sotto di una rete il mezzo corona, 20-40 sul tabellone elettronico. Ricordiamo abbiamo dei problemi infografici, saremo qui ad aggiornarvi però sul risultato e sullo score, mi comunica che sono stati risolti, quindi vi chiedo scusa. E possiamo continuare con la telecronaca. Valentina, l'abbiamo detto già in avvio, il match è bello frizzante, questo 11-12 comunque abbastanza godibile, nonostante però qualche errore di troppo, ma che giustifichiamo con l'importanza della posta in palio. Qui parlavamo di errori, commette passi Carella, giocappa, recupera il pallone in mezzo corona che fino a pochi minuti fa sembrava quasi disperato, invece ha tra le mani la palla del possibile pareggio. Lona, Saranovic, Campestrini che chiama lo schema, Gislimberti si ritorna dal centrale di Pressano, ancora Gislimberti, una chiara Campestrini predica calma, nel frattempo chiama la palla a Saranovic, scambia con Gislimberti che cerca Terrana, affronta la difesa, viene però fermata da un mix composto da Serena e Garruva, Beverly e Garruva e Maffo. Occhio a Campestrini, qui Gislimberti, il pallone deviato, quindi corner, scorre dalla Valle a prendersi il pallone, poi la sfera viene rimessa in gioco proprio per Gislimberti con un passaggio che sorvola metà campo. Qui ancora una volta un missile scagliato da Ana Saranovic, 12 pari, la rimette in pista il mezzo corona e ne approfitta per chiamare timeout Abderrahman Sadi. Cosa dirà il tecnico patavino alle sue atlete? Mi sembrava parecchio alterato per gli ultimi errori. Dall'altra parte Sonia Giovannini evidentemente ha detto le parole giuste al momento giusto e il mezzo corona si è un pochino ripreso. E io ho il cuore che mi batte a mille, non so se arrivo alla fine di questa partita. Poi ho qui il mio amico telecronista con la gamba che si muove alla velocità della luce e quindi non è una situazione facile, ragazzi. 2 minuti e 35 secondi, tanti sono bastati al mezzo corona per effettuare un parziale di 3-0 e pareggiare i conti. Adesso Sonia Giovannini sta dispensando consigli, parla in realtà Enrica Terrana che sta caricando le sue. Carichissimo nel mezzo corona, un po' più teso il Padova che non si aspettava certamente il ritorno delle rotaliane, arrabbiatissimo Sadi, soprattutto perché in difesa il Padova è sembrato concedere un po' troppi varchi, soprattutto ad Ana Saranovic che solitamente quando le si dà spazio entra, si tira e soprattutto segna, mentre in attacco proprio il Padova è sembrato poco concentrato ma soprattutto teso. Questo non so, forse può essere Valentina il ritorno del mezzo corona, può essere anche
magari una troppa velocità, un poco controllo a livello psicologico del pallone. Qui ancora una volta fallo in attacco per il Padova, è mezzo corona, vedremo se saprà reagire nel modo giusto e dopo un po' ritornare in vantaggio. Entra in campo anche Emma Girlanda, c'è una sorta di dispendio energetico che viene compensato però dalle rotazioni. Sonia Giovannini mai ne aveva fatte così tante nel corso della stagione, a maggior ragione il mezzo corona deve dare il tutto possibile, ma ciò deve farlo anche la Padova, perché noi siamo qui a commentarvi questa gara d'andata dei play-out della Serie A Beretta femminile e ci godiamo però lo spettacolo, perché dopo 23 minuti e mezzo, 12-12, tante reti, Jessica Lona può entrare, però cade, viene fermata molto bene da Beverly Negarruva, Terrana fiscale però il direttore di gara che indica la posizione corretta di battuta, mentre Gisli Berti scambia con Girlanda. Il Padova adesso cerca di mettere pressione alle rotaliane, difesa alta, un 3-3, mentre Giocap, Carell e Terrana praticamente si scambiano a bracci lì sulla linea dei 6 metri. Si alza anche il braccio del passivo, quindi mezz'ora deve accingersi al tiro, certamente se con questi passaggi facilita però la manovra offensiva del Padova, che adesso si proietta in attacco. Maffo, come al solito, playmaker di questa giovanissima formazione veneta. Entra in campo anche Prela al posto di Meneghini. E qui parata su Vanessa Giocap, sempre di Grazica, e mezzo corona che vedremo come sarà sfruttata questa occasione. È veramente molto male perché non riesce a bloccare il pallone dalla valle sul passaggio di Gislimberti. Occhio al Padova, qui Carell Giocap. Bene però arcigna la difesa del mezzo corona. Padova che ci riprova. Vanessa Giocap cerca di servire Prela, però ritorna a Maffo che poi si affida a Beverly Negarruva. Maffo, Vanessa Giocap, Carell Giocap, scambio di posizione, adesso si accende a Beverly, rete, Beverly Negarruva trova il vantaggio del Padova, riesce dopo 6 minuti ad andare in rete la Padova, lo fa per la rete del vantaggio, 13-12. 4 minuti e 40 secondi al termine di questo vibrante primo tempo qui al Palafornai. Saranovic, c'è il taglio di Dalla Valle che chiede il pallone, poi Girlanda se ne va verso il settore di sinistra, Lona si accentra troppo, poi rischia di perdere il pallone, recupera Saranovic, Campestrini per Girlanda. Girlanda, il tiro rete, 13 pari. Emma Girlanda che va a punire la compagna di nazionale Martina Brock. Adesso 240 secondi al termine del primo tempo, si avvicendano tra i pali Brock e Sonia Enabulele. Poi Maffo e Garruva, si accentra Prela che poi rimane in posizione di doppio pivot, qui difficile la presa, perde la sfera in Canconiceu, quindi niente da fare. E mezzo corona che può andare in attacco per realizzare la rete del vantaggio, vedremo se questa volta saranno più incisive, se saranno anche più ciniche le ragazze di Sonia Giovannini, che la vediamo ferma lì a osservare con fervore la scena d'attacco. Terrana, Girlanda, Lona, c'è il taglio di Dalla Valle, poi Saranovic, ancora un fallo in attacco e qui Dalla Valle recupera il pallone e poi rischia di perderlo sull'attacco di Angela Prela, riesce a tenere saldo in possesso affidandosi ad Annachiara Campestrini. Tanta tensione
tanti errori, ma soprattutto tantissimi colpi di scena e mezzo corona che fino a 8 minuti fa sembrava soccombere. Basta! Ancora una volta commette però un errore e va la palla del possibile vantaggio. Adesso occhio, perché ce l'ha il Padova che potrebbe ritornare avanti. Sembrava non voler infliggere il colpo del KO, il mezzocorona è ritornato sotto, ma qui c'è il passaggio e soprattutto il palo colpito da Vanessa Giocap. Ricordiamo, sono tre le Giocap in campo, tutte e tre sorelle di origine camerunense, ma padovane doc. C'è Vanessa che è mancina, Karel invece che è praticamente fissa nella posizione di ala sinistra e quindi destrimane. E poi al momento in panchina c'è Ivana Giocap, la più piccola delle tre sorelle, anche lei un gran talento. Tre. Emma Girlanda si affida a Campestini, Campestini poi si gira, va anche al tiro ma viene fermata. Soddisfatto di questo intervento difensivo Sadi, che chiede alle ragazze di seguire la Campestrini. Poi Prela praticamente poteva andare in porta, ha preferito affidarsi a Maffo. Poi qui ci mette la pezza Niki Razzica, fase molto convulsa, il Padova sembra non voler bloccare questo pallone, poi in qualche modo ci riesce Bevelin e Garruva. Quindi può ricostruire la manovra la formazione che ha salde le radici nella città di Prato della Valle. Occhio a Bevelin e Garruva che viene fermata però in maniera irregolare, se ne accorgono i direttori di gara. La palla è finita sopra la traversa, vengono inflitti 2 minuti di sospensione a Erika Terrana che prima di uscire dal campo va a chiedere scusa all'avversaria. Bevelin e Garruva che poi si incarica della battuta. Ricordiamo, nel 7 metri precedente Niki Razzica è riuscita a neutralizzare la conclusione di Karel Giocap. Vedremo se riuscirà a ripetersi anche su Egarruva. Tutto pronto, mancano 32 secondi, Padova ha l'occasione di riportarsi avanti dai 7 metri, lo fa con Bevelin Egarruva. Ultimo tentativo per il mezzo corona per cercare di pareggiare i conti e andare all'intervallo sul 14 pari. Vedremo se ci sarà la rete, vedremo se ci sarà anche la risposta del Padova, ma mancano 10 secondi e il mezzo corona praticamente si prende tutto il tempo per andare alla conclusione. Campestrini scambia con Girlanda, deve andare al tiro, mancano 3 secondi, lo fa Campestrini, rete per Anna Chiara Campestrini che buca e Nabulele e trova il 14 pari con cui le squadre vanno all'intervallo. Noi invece praticamente ci siamo ubriacati con queste 28 reti nei primi 30 minuti, ci andiamo a bere un bicchiere d'acqua anche per trovare un po' di sollievo per le nostre corde vocali che sono veramente sforzate oltre da questo raffreddore di stagione che ci sta praticamente bloccando, ma di sicuro le emozioni che andremo a vivere nel secondo tempo saranno tantissime e noi vi consigliamo di rimanere incollati qui sulle frequenze di Lime Sports per godervi il grande spettacolo della Serie A berretta femminile. A dopo.
e bentornati al Pala Fornai. Si riparte dal 14-14 con cui Mezzo Corona e Padova sono tornate all'intervallo negli spogliatoi. Ricordiamo, gara d'andata dei playout della Serie A Beretta femminile. Primo atto, il secondo andrà a scena il 7 maggio a Padova, l'eventuale terzo l'8 maggio, domenica, sempre al Pala Farfalle della città veneta. A prescindere da come andrà a finire per entrambe le squadre, ritorneranno in campo mercoledì 11 maggio. La vincente affronterà nello spareggio ottavo nono posto la vincente di Cassano Malo, la perdente invece chi soccomberà nello scontro tra Lombarde e Vicentine. Bando alle ciance, parola al campo. È il Padova adesso attaccare dalla destra alla sinistra del vostro schermo. Ricordiamo che grazie alla diretta esclusiva di Eleven Sports potete seguire la Serie A Beretta maschile e femminile su qualsiasi dispositivo in maniera totalmente gratuita. Qui Karel Jogap in cespica, poi si affida a Bevelin Ogarruva, sempre la Ogarruva per Karel. Karel fa tutto lei, fa benissimo però, perché porta in vantaggio le compagne di squadra. 15-14 Padova. Campestrini, entra in campo anche Martina Betta, anche lei indossa la maglia azzurra a livello giovanile. Girlanda, Campestrini, proprio Girlanda, occhio qui però all'intervento di Vanessa Giocap che va a impensierire Campestrini, poi la conclusione di Girlanda viene praticamente, finisce al lato, ma c'è stato fallo commesso da Maffo che dovrà accomodarsi per 120 secondi in panchina. Padova in inferiorità numerica, dovrebbe approfittare nel mezzo corona per cercare di pareggiare i conti, soprattutto perché tra meno di 20 secondi potrà ritrovare la superiorità numerica. Ricordiamo, anche la mezzo corona attacca con una donna in meno. Qui Girlanda, Campestrini, tiro finisce al lato alto, rientra Violetta Vegni proprio in questo momento. Mezzo corona che adesso è in superiorità numerica e Saranovic che va dalla tacca dei 7 metri a sfidare Martina Brock. Attenzione Saranovic, palla in basso, una saetta quella di Anna Saranovic per il 15 pari. Valentina, per nostra fortuna ritmi ancora bassi, però sono trascorsi solamente 2 minuti, parziale di 1-1, le squadre sembrano osservarsi. Adesso il mezzo corona in superiorità numerica ne approfitta per fare una 5-1 con Jessica Lona centravanti su Bevelin e Garruva, che è la principale bocca di fuoco di questo Padova. Adesso Lona recupera il pallone e poi lo riperde, c'è stato però forse un fallo perché c'è stata una bella smanacciata. Qui rete di Karel Jogap che realizza il 16-15, rimane comunque dubbio l'intervento di Egarruva ai danni di Jessica Lona. Mezzo corona che da una situazione favorevole praticamente si ritrova di nuovo sotto, Vale. Sì, probabilmente nei 15 minuti dell'intervallo Sonia Giovannini avrà proprio detto alle sue ragazze di non perdere la concentrazione, di fare ciò che fanno sempre in allenamento, come ad esempio questa azione semplice, pulita, e vediamo se le ragazze riusciranno a mantenere la concentrazione fino alla fine e se dall'altra parte avremo un Padova agguerrito, vediamo. Nel frattempo rete del mezzo, 16 pari, squadre che praticamente procedono adesso ad elastico, risponde subito il Padova con la solita Vanessa Giocap e rimette la testa avanti, 17-16, vedremo però la risposta del mezzo che con Vegni praticamente pareggia subito i conti. Non facciamo in tempo a esaltare
la rete di una delle due squadre, che subito l'altra praticamente ci fa rimangiare il tutto, riporta sul pari. Qui sbaglia il Padova e il mezzo, però soprattutto con l'ingresso in campo di Serena Garruva tra le file ospiti, prende tempo. Poi rete di Violetta Vegni che si rigira 18-17 in 24 secondi. Il mezzo corona rimette il muso davanti, parziale di 2-0 praticamente. Che partita, Vale? Guarda, non so più come fare per stare ferma. È difficile in questa posizione non poter esultare, non poter sbracciarsi, ma manteniamo la calma per tutti. Trema ancora il palo, ma Giorgia Meneghini realizza il 18 pari. Che botta però quella di Bevelin Egarruva, il pallone finisce per fortuna tra le mani della compagna di squadra, che poi sale fino a terzino destro. Adesso occhio, perché il Padova potrebbe addirittura riportarsi velocemente in vantaggio, però preferisce rallentare, smorza il ritmo e ricostruisce con maggiore calma e serenità il gioco maffo. Maffo e Garruva, Bevelin ancora per Vanessa Giocap, qui è liberissima incredibilmente, però sbaglia di fronte a Niki Razzica. Lilian Maffo era tutta sola la linea di 6 metri, conclusione che Niki Razzica va praticamente a deviare con il piede sinistro. Girlanda, rete, 19-18. Spero che il vostro divano sia comodo, anche se credo che come noi state seguendo in piedi questa partita, perché un colpo di scena dopo l'altro non si riesce veramente a star fermi, con Emma Girlanda che serve Campestrini. Qui Meneghini si frappone tra il terzino rotaliano e Martina Betta. Betta che adesso risale, poi cerca di affrontare, va al tiro, però forse è troppo ingenua Betta. Qui viene fermata da Brock, riparte a tutta velocità Maffo, che poi palleggia male, il pallone va da una parte, il corpo di Maffo dall'altra, e Girlanda, e qui perde tempo, poi serve Vegni, mattatrice incredibile stasera Vegni, 20-18, doppio vantaggio, e il Pala Fornai adesso è una bolgia, tanta euforia, e i tifosi di mezzo corona fanno bene, perché stanno incitando la propria squadra, la stanno praticamente portando, la stanno fomentando, e Valentina mezzo corona, che solitamente si perde nella ripresa, sta trovando tanta lucidità. Sì, è stata bravissima Emma Girlanda in questa azione a passare la palla alla compagna Vegni e a salvare l'azione. È stata molto generosa in questo caso e l'azione è andata a buon fine, fortunatamente. Vediamo, ci sono ancora parecchi minuti da giocare. Betta deve riscattarsi per l'ora precedente e invece ne commette due consecutivi. Peccato, perché il Padova aveva perso questo pallone per un fallo in attacco, aveva commesso falli il terzino sinistro rosso-blu. Mezzo corona non ha saputo approfittare. Adesso Padova però deve assolutamente rispondere, deve rimanere in gara, sembra aver perso un po' la bussola. Adesso la formazione di coach Sadi, qui adesso c'è tanto frastuono, perché è partita praticamente un battimani. Mezzo corona recupera il pallone, Padova veramente in difficoltà. Girlanda va al tiro, viene però fermata in malo modo, nessuna sanzione disciplinare, solamente un richiamo per Lilian Maffo, richiamo verbale. Qui Campestrini pasticcia, per fortuna sua c'è Girlanda che poi indica la posizione a Vegni che esce, lo scambio con Girlanda, poi pallone che finirà sicuramente nelle mani di Saranovic, che scambia con Campestrini che affronta Maffo, poi la scaglia alta e Brock che deve far ripartire
l'azione del possibile meno uno per Padova, che non deve assolutamente mollare. È una situazione spiacevole, ma finora ha risposto comunque molto bene. Lo fa incredibile. Sembrava dovesse entrare quel pallone di Giorgia Meneghini, invece colpisce la parte esterna del palo. Mezzo corona però vale, non sta approfittando Girlanda, serve Saranovic. Saranovic adesso va ad affrontare la difesa, commesso un fallo, Brock cercava lo sfondamento. Gioco fermo per consigliare la sciogliatura del campo, ed entrambe le squadre adesso sentono la tensione, vale, perché nessuna delle due riesce a segnare, ma in maggior affanno c'è il Padova, che da 4 minuti a questa parte sembra veramente non riuscire a gestire la manovra offensiva. Sì, è una fase difficilissima, è una fase in cui non bisogna assolutamente perdere la testa. È proprio qui che si vede l'esperienza, no, delle giocatrici. Vediamo come riusciranno a uscire da questo momento di stop. Parlavamo di esperienza, in effetti Sonia Giovanni sta affidando a Saranovic, Vegni e Lona, che sono quelle più esperte del gruppo, sono diciamo quelle meno giovani, che ricordiamo entrambe le squadre praticamente fanno affidamento sul proprio settore giovanile, e sono, occhio qui a Girlanda che va a piazzare il 21-18, quel mezzo con allunga sul più 3, però la risposta arriva fulminea della Padova, invece no, perché Carel Giocappa aveva lo spazio per entrare, non se l'è sentita, e da un certo punto di vista ha fatto bene, perché Padova non può permettersi più errori. È vero che la partita è lunga, mancano ancora 20 minuti che sono tantissimi nella pallamano, però a livello psicologico Padova ha subito la mazzata. Qui ancora una volta commette passi il Padova, Vegni lanciata, potrebbe servire praticamente Betta, non lo fa, e ormai è diventato un must, non lo fa, e fa bene, perché va a realizzare 20-18, e Sadi si rende conto del momento di difficoltà. Il Padova sta praticamente affondando qui al Palafornai, c'è tempo però per salvare capra e cavoli. Sadi chiama timeout, e Valentina, nonostante comunque lo svantaggio di 4 reti, nonostante gli errori commessi dalle proprie atlete, comunque Sadi sembra molto tranquillo, va lì a parlare, evidentemente sa che arrabbiarsi non servirebbe a nulla, andrebbe forse anzi a mettere maggiore pressione e a rafforzare la tensione in questo match, che veramente, ricordiamo, entusiasmante, vibrante, acceso, non abbiamo più aggettivi per definirlo. Sì, nel primo tempo sembrava più agitato, evidentemente ha capito che non è la strategia giusta. Ho visto proprio un cambio di sguardo nelle giocatrici del Cellini, uno sguardo quasi demotivato, probabilmente sta cercando appunto di farle ritornare concentrate e in partita, perché hanno avuto questo momento di stop. Adesso vediamo che cosa succederà, se le parole dell'allenatore riusciranno a risollevare un pochino le ragazze del Padova. Padova che proprio adesso si ritrova a centrocampo per rimettere il pallone in gioco, e Chiarruva Bevelin per Vanessa Giocappo, ancora Bevelin e Chiarruva, lo scambio con Rubi, che siamo lieti di rivedere in campo, era uscita zoppicante nel primo tempo, adesso una bolgia per la Fornai, al lato quella di Vanessa Giocappo. E Padova che sta pagando adesso però l'inefficienza in attacco del, attenzione qui a Saranovic, colpisce il palo. Valentina, dicevamo, Padova che sta pagando un po' il momento poco semplice per Vanessa Giocapp e Bevelin e Chiarruva in attacco. Scusate, ho di nuovo problemi col live, mi sono distratta. Dicevamo, l'inefficienza offensiva del Padova passa anche per la scarsa vena realizzativa delle due principali realizzatrici, che sono Vanessa Giocapp e Bevelin e Chiarruva. Sbaglia anche Karel Giocapp, mezzolona che mantiene il possesso. Sì, hanno trascinato il gruppo nel primo tempo e si sente che la tensione sta salendo, e quindi
sta calando un pochino la loro prestazione, sta nelle compagne risollevare un pochino le sorti del Padova. Anche le facce un po' sconsolate, se guardi ad esempio Karel Jogap, sembra che stia tremando, sembra che si senta veramente in colpa per le ore precedenti, anche se ricordiamo la partita è lunga, mancano ancora 18 minuti, Padova ha tutte le carte in regola per rimetterla in pista, certo se poi Anna Saranovic caccia il coniglio dal cilindro diventa un po' più difficile, 23-18. Adesso Beverly Garruva a servire a Rubi ed incredibile Padova. Sembra veramente una nave in balia delle onde. In compenso c'è il portiere del Padova che sta cercando in tutti i modi di incitare le compagne. La sua faccia non è cambiata, la sua faccia è ancora piena di speranza e piena di grinta. Grinta che traspira invece dai volti della mezzocorona, che adesso il vantaggio sembra aver rinvigorito. Qua Vegni praticamente prende un'altra palla e Martina Brock si erge a difesa della porta, riparte subito il Padova, velocissimo attacco, Meneghini viene anticipata da Betta che lancia ancora Vegni, c'è anche Saranovic, Vegni qui non riesce, il pallone era l'assist di Vegni a Saranovic, era un po' troppo corto e sciupa il Padova. Non vuol far meno la mezzolona, che invece perde questa palla in attacco, rimane inchiodato sul 23-18 il risultato. Ricordiamo il vantaggio che sia di 5 una sulla rete non conta, perché in questa serie playout la differenza reti è nulla, a contare sono le vittorie che verranno racimolate. Gara 1 sembra in totale appannaggio del mezzocorona, mancano 16 minuti qui, sfondo di Lilian Maffo che guarda attonita il direttore di gara, gli tira anche un'occhiataccia e Vegni adesso cerca di affrontare, è in totale trance agonistica Vegni, fortunata perché è stata fermata da Maffo e trova un tiro dei 7 metri. Adesso Saranovic contro Brock e parata di Brock, seconda parata consecutiva, però non riesce a ripetersi nel tapin vincente di Anna Saranovic. 24-18, il mezzocorona è on fire adesso. Maffo per Egarruva, poi si dona a Maffo, adesso Beverin Egarruva, Serena Egarruva, lo scambio tra le due sorelle, adesso è Serena Egarruva, ancora una parata di Niki Razzica, potremmo però definire ancora un errore in attacco della Padova quando siamo giunti al 45esimo, metà della ripresa, che il parziale parla chiaro, 10-4 per il mezzo, ecco, luce di 6 reti, incrocio dei pali, attenzione a Jessica Lona, qui parata di Martina Brock, adesso si affretta a recuperare la sfera che rimane in campo, no invece, fallo laterale e 2 minuti di sospensione per Martina Brock che commette una grossa ingenuità ravvisata dal direttore di gara, perché Valentina ha lasciato il pallone lì per terra, lo doveva appoggiare per terra sul parchio, l'ha un po' scagliato e quindi non lascia scampo direttore di gara, ricordiamo la coppia arbitrale Castagnino Manuele Aretusei, hanno già diretto 2 incontri della pallamano mezzocorona in questa stagione, entrambi qui al Palafornai. Saranovic, c'è il taglio di Vegni e poi si accentra, c'era un buco enorme, Girlanda va al tiro, pallone che finisce fuori. Girlanda che forse voleva l'intervento del direttore di gara che ha lasciato adesso scorrere, qui il Padova attacca, traversa, sfortunatissimo adesso anche il Padova, mezzocorona che però dovrebbe approfittare della superiorità numerica, Betta serve Saranovic, Saranovic troppo defilata, Nabulele fa facile, preda il pallone, che qui occhio a Betta che ha cercato un no look. In effetti il pallone è giunto tra le mani, ma non della compagna di squadra, ma di quella, di quelle di Maffo, che vedo totalmente sconsolata, sembra aver accusato il colpo il Padova,
qui si gira Vegni, rete di Violetta Vegni, incredibile Violetta Vegni, 25-18. E vale, Violetta Vegni si è caricata la squadra sulle spalle praticamente dai 6 metri, è quasi infallibile. Se la sta proprio portando come uno zaino e via. Fantastica prestazione di Violetta Vegni, veramente è entrata e molto silenziosamente ha detto la sua in pochissimi minuti. Grande pivot. Prestazione superba quella del pivot bolzaino che adesso ha la sfera tra le mani, serve Saranovic che commette fallo. 13 minuti, si arrabbia Sonia Giovannini che poi strappa dalle mani di Eleonora Italiano il cartellino del time out, voleva in effetti che le sue amministrassero il vantaggio perché 7 reti quando mancano 12 minuti e 40 secondi sono tante, ricordiamo 25-19 trova la gioia della rete il Padova con Lilian Maffo, time out chiamato da Sonia Giovannini. Ritorniamo alla parentesi chiusa precedentemente, ricordiamo Sonia Giovannini si è infuriata con le sue perché giustamente dice non vale la differenza reti, bisogna amministrare il vantaggio perché anche se la vinciamo di uno ma bisogna vincerla, quindi lo stesso discorso vale per il Padova che vuole ritornare in gara e certamente adesso mancano 12 minuti e mezzo, ovviamente poco più di 12 minuti e mezzo, il Padova sembra aver dato un minimo segnale di reazione, è tornato praticamente in rete dopo quasi 10 minuti, però dovrà disputare tutt'altra partita al Pala Farfalle, vale? Sì, Sonia Giovannini conosce bene le sue ragazze, sa che deve richiamarle all'ordine, quando si inizia a prendere un pochino il largo non bisogna assolutamente perdere di vista l'obiettivo che è la vittoria. E quindi richiamarle all'ordine è stata una mossa giusta perché tendono, in effetti l'abbiamo visto anche in altre circostanze, tendono un pochino a lasciarsi andare, a sedersi un pochino quando vedono che hanno la partita in pugno, e dall'altra parte invece il coach del Padova non so che parola abbia usato, però spero siano efficaci per il Padova perché le ho viste proprio demotivate. E tanti i risultati eclatanti di questa Cellini Padova neopromossa che ricordiamo affronta questi playout da ottava in classifica, quindi ha disputato un bel campionato, ricordiamo frutto di 9 vittorie e 3 pareggi, i 21 punti delle patavine. Alla final eight di Coppa Italia ha dovuto cedere il passo 37-33 alle campionesse d'Italia del Salerno ai quarti di finale, qui Saranovic realizza il 26-19, ma come ho detto sono tante le partite da ricordare per questa Cellini Padova che ha pareggiato ad Erice 21-21 all'inizio campionato, ha vinto anche a Ferrara 40-36, pareggiato a Casalgrande 31 pari, a Cassano 29 pari, col Cassano tra l'altro al Pala Farfalle ci ha vinto anche 28-21 e in casa ha battuto anche l'Erice 30-29, facendo una panoramica sul campionato anche sulle altre squadre, qui vediamo su quel contropiede di Maffo che caso, vabbè, perde inspiegabilmente palla, si arrabbia Maffo, forse Sadi farebbe bene a sostituirla, qui Saranovic, incredibile errore per un giocatore, per una top player come lei, però Lilian Maffo sembra quasi aver perso la testa, ma lo si denota dalla sua faccia sconsolata ma soprattutto amareggiata, forse Sadi dovrebbe sostituirla anche per darle un po' di respiro e soprattutto per cercare di magari darle qualche indicazione. Non riesce ad aguantare il pallone, c'è però un fallo commesso su Vanessa Giucappo. Sì, dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo era veramente arrabbiata con le compagne,
sbuffava, aveva una faccia veramente arrabbiata. Adesso proprio vedi che il tiro manca di forza e il volto è veramente sconsolato. 26-20, 10 minuti e 10 secondi al termine di questo infuocatissimo mezzo corona Padova, andata dei playout della Serie A Betta femminile. Tagliabetta, la vede Girlanda che poi va da Vegni e fa bene, perché stasera Vegni praticamente è incontenibile, e addirittura oltre al gol c'è anche la superiorità numerica per il mezz'ora, perché Vanessa Giocap si deve accomodare in panchina per questa sospensione inflitta. Direttore di gara si consulta con il commissario, sembra tutto pronto, c'è un cambio, entra in campo anche Ivana Giocap. Adesso 5-1 per il mezzo corona che in superiorità numerica va praticamente a bloccare Bevelin e Garruva, con Jessica Lona che la segue passo passo. Maffo per Karel Giocap. Karel Giocap poi si gira, va a cercare Maffo, fallo su di lei. Karel Giocap per Lilian Maffo. Lilian Maffo poi non sa che fare, cercava di fare affidamento sul pivot, però il pivot adesso non c'è perché il Padova attacca uno in meno, e qui Ivana Giocap cerca di andare a segno. Saranovic tutta sola e Napulele non può nulla. 28-20, e adesso mezzo corona dilaga. Forse la partita più bella e stagione per il mezzo corona, e arriva forse anche al momento giusto. Io lo dirò alla fine. Ti dirò che lo dirò alla fine, perché sono sempre così un pochino in ansia in queste circostanze, quindi aspettiamo la fine e poi ti dirò veramente la mia. Però a livello di prestazione non puoi negare, certo, che rispetto ad uscite evanescenti fatte in precedenza, nel frattempo realizza il 28-21 il Padova, il mezzo corona sembra tutt'altra squadra. Sembra che le 22 giornate regular season siano state il tirocinio per quella che è la fase più importante del campionato. Il mezzo corona certamente puntava alla salvezza diretta, ma ci sono state squadre molto più preparate e molto più combattive. 29-21 adesso per il mezzo corona. Dobbiamo andare ad aggiornare lo score sul tabellone del Palafornai, però il mezzo corona è partito sapendo che avrebbe dovuto affrontare la fase playout e forse si è preparato anche mentalmente per affrontarla al meglio. No, sicuramente una prestazione magistrale questa sera, veramente errori recuperati con azioni meravigliose, un bellissimo gioco di squadra, e su questo non abbiamo nulla da dire. Rientra in campo Vanessa Giocap, che ritrova anche la gioia della rete. Sono mancate le resi di Vanessa Giocap nella ripresa. 29-22. Occhio a Vegni, che ormai è un punto di riferimento per le compagne e va a trovare un altro tiro dai 7 metri. Questa volta è una gara campestrina da affrontare Martina Brock. Campestrini, palo, si salva il Padova. 7 minuti. Adesso il Padova deve praticamente velocizzare la manovra e sperare che ogni attacco finisca positivamente. Prela, il mezz'ora deve semplicemente gestire. Qui Meneghini para, devia più che altro Niki Razzica, il pallone finisce sul fondo. Lona era già pronta però per andare a prenderlo in caso di uscita laterale. Girlanda, Saranovic deve prendersi tutto il tempo possibile al mezzogiorno, dovrebbe difendere con maggiore impeto, però è la Padova che deve cercare di conquistare il pallone. È vero che mancano 6 minuti, ma
ricordiamo, può accadere di tutto. Saranovic, palo, poi la palla finisce in rete, 30-22. La palla colpisce la traversa e poi la schiena di Brock, ma supera, varca la linea. Qui ancora razzica su Vanessa Giocappa a blindare il risultato. 5 minuti e 50 secondi, il vantaggio è di più 8. Non i due punti, ma la serie prende la via di mezzo corona. In realtà non deve manco prenderla perché già ci siamo a mezzo corona. Però il mezzo corona è prossimo. Qui sfondo di Anna Chiara Campestrini. Però mezzo corona si appresta a guidare questa serie. Maffo, Giocap, fermata da Anna Chiara Campestrini. Si ferma il gioco, si vogliono consultare i direttori di gara, non ravvisano nulla e allora si può riprendere. No, invece no, va al tavolo il direttore di gara. Qui protesta la panchina del Padova, che si lamenta della gravità. Poi attenzione, riparte però il gioco. Maffo, serve Prela per Maffo all'ala Creljo Cup, che ha affondato male il piede, quindi poteva entrare ma era sbilanciata, perciò ha preferito riaffidarsi ai compagni di squadra. Qui si gira benissimo Benedetto Garruva, peccato per la conclusione che colpisce il pallone. Il pallone poi esce addirittura fuori, viene recuperato dalla difesa del mezzogiorno, ha provato a riprenderselo Vanessa Giocap, ma mezzo corona attacca a 4 minuti e mezzo dalla fine, addirittura per il più 9. +21 il parziale da quel 9-12 che al ventesimo del primo tempo sembrava quasi condannare le ragazze care a patron Mario Bazzanella. Betta Campestrini, Saranovic, Saranovic tenuta da Careljo Cup, poi Campestrini che commette passi nel cercare Emma Girlanda, compie il quarto passo, uno in più a quelli consentiti, e Padova che si rifà sotto. Prela a cercare, qui addirittura taglia in area Careljo Cup, e Padova che non ha nemmeno l'occasione per cercare la rete del meno 7. Girlanda spegne i sogni con la meno 9, che a 3 minuti e mezzo dalla fine ormai certifica il successo delle rotaliane. Altra palla persa dal Padova, per quanto dimostrato però nel primo tempo il parziale è veramente pesante. Vale una ripresa in cui il Padova ha completamente perso il senno, e questo meno 9 che la va a punire in maniera eccessiva. Ricordiamo, non conta tanto la differenza reti, però a livello psicologico è una mazzata questa, Vale. Sì, è una mazzata, e vediamo cosa succederà sabato, perché ovviamente mezzo corona arriverà carichissimo dopo questa prestazione, ma dall'altra parte Padova vorrà un riscatto, quindi anche sabato aiuto, aiuto. Nel frattempo ha segnato. Nel frattempo rete per Vanessa Giocap, 31-23. E qui timeout chiamato da Sonia Giovannini, 2 minuti e mezzo più 8. Nel frattempo il Cassano supera il Malo al Pala dell'Edda, 27-24, e porta la serie sull'1-0. Vedremo in Lombardia se le ragazze di Salvatore Onelli riusciranno a replicare il risultato odierno. Vedremo se invece in Veneto le ragazze di Sonia Giovannini riusciranno a ripetersi
certamente prestazione sontuosa quella della mezzo corona, tanto carattere, tanta grinta, tanta garra, perché nel momento peggiore, ricordiamo, il Padova è stato in vantaggio praticamente fino al 18-17 e invece poi è uscito fuori la mezzo corona, addirittura parziale di 14-5. Padova che si è sciolto però come la neve praticamente ad agosto, subito alla prima difficoltà, ed è un peccato perché ricordiamo il Padova questa stagione ha fatto molto bene e sicuramente meriterebbe molto di più. Mezzo corona però è stato molto più cinico in questo momento. Entra in campo anche Deborah Agostini, la posizione di ala destra va a rivelare, a rilevare, perdonatemi, Jessica Lona. Subentrano anche però le giovanissime Arianna Buratti e Giorgia Fusina. Giorgia Fusina, figlia d'arte, figlia di Alessandro, anche lui alla sinistra della nazionale italiana e soprattutto adesso tecnico della Pallamano Bressano. Attenzione, Gislimberti per Buratti, Saranovic per Vegni, si alza il braccio e passia, deve andare a tirare, vediamo se va Gislimberti. Sì, Gislimberti va a tirare, sporcata la conclusione per il tocco sul posto di Gislimberti, però riparte in velocità il Padova, qui fermata Vanessa Giocap, quindi fallo. Nel frattempo altro errore per il Padova, mezzo corona che adesso se la prende con tutta la calma di questo mondo, manca poco meno di un minuto e mezzo, più 8, ormai il match continua solo ai fini del tabellino. Qui Vanessa Giocap tenta l'anticipo, la palla però non riesce ad arpionarla, termina a lato e mezzo corona che continua ad attaccare con Gislimberti che serve Agostini, Vegni cambia posizione alle 6 metri, Gislimberti al lato, manca un minuto. Il pallone Brock che lancia Prela, che vede Vanessa Giocap, c'è Giorgia Meneghini all'ala, Vanessa Giocap preferisce servire sua sorella Carella e la palla termina alta e poi finisce sul fondo, la raccoglie Niki Razzica, chiama palla Saranovic, Gislimberti invece sembra puntare la porta, vede Agostini, rete di Deborah Agostini. 32-23, più 9, mancano 30 secondi. Bellissima qui l'intuizione di Aurora Gislimberti che ha visto tagliare Deborah Agostini che di fronte a Brock non si spaventa, va a tirare, realizza il più 9. Mancano 20 secondi, Prela serve Bevelin, parata di Niki Razzica e qui parte il contropiede, invece no, recupera palla il Padova, occhio a Carel Giocap, rete, 32-24, mancherò 3 secondi, ma il pallone non ritorna più in gioco perché il mezzo corona scade proprio adesso, arriva il fischio finale con il mezzo corona che esulta al centro del campo per questo 32-24 con cui porta la serie dei playout sull'1-0, si replica sabato alle 20:30 al Pala Farfalle. Il Padova dovrà reagire certamente, mezzo corona dovrà confermare quanto di bello fatto vedere stasera. Noi siamo stati molto bene stasera, clima bello fresco, nel frattempo abbissiamo sugli spalti anche Nicolò Izzos, estremo difensore del Pressano, compagno di Cristiana. Ziachiri, che fa parte dello staff tecnico del Mezzogiorno. Qui noi andiamo a fare una breve fotografia di questo match che ha visto Mezzogiorno e Padova in equilibrio sino praticamente ai primi minuti della ripresa. Poi mezzo corona ha prevalso con la sua voglia di vincere e soprattutto di riscattare una stagione di certo non entusiasmante, ma che poi ha saputo certamente far rivalere stasera con 30 minuti nella ripresa superbi, con cui ha superato il Padova in maniera forse eccessiva. Ricordiamo, per quanto visto il primo tempo, il risultato punisce sin troppo
il Padova, però premia assolutamente un mezzo corona volitivo. Sì, adesso lo posso dire, è andata molto bene, bravissime le ragazze, peccato per il Padova perché ha sbagliato tanto, ma è stato anche sfortunato, molti pali. Comunque, vedremo le prossime giornate, intanto ci portiamo a casa questa vittoria e andiamo a berci qualcosa di forte. No, tu non bevi più. Io non ho qui mai bevuto. Qui ci vuole almeno un Fernet Cola, un bicchiere di porto per riprenderci. Ecco, io manco so di che cosa sta parlando. Dalle emozioni che ci ha regalato questo match e niente, speriamo che si possano vedere già sabato in campo al Pala Farfalle nella gara di ritorno, gara 2 di questa serie che vede contrapposte l'ottava e l'undicesima forza della Serie A berretta femminile. Noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Leme Sports. Ricordiamo, sabato la telecronaca sarà di Alberto Braioni, noi però vi aspettiamo mercoledì al Palafornai, perché come andrà che sia la gara decisiva per per sancire la seconda squadra retrocessa in Serie A2 o che sia lo spareggio per la settimo ottavo posto, noi saremo qui a commentarveli con Valentina Zanoner al Palafornai di Mezzocorona. Zanoner. Adesso la prossima volta dall'inizio lo fai giusto questo accento. È stata l'emozione, noi però vi aspettiamo ancora qui mercoledì a Palafornai. Arrivederci.